Bentrovati anche per la nostra pagina sportiva. In primo piano lo sport, grande festa allo Juve Club di Viareggio. Nella serata raccolti fondi per il Sant'Anna di Torino e la casa di riposo Sacro Cuore di Gesù di Viareggio. Premiati Gianluca Pessotto e Marcello Lippi, che ha parlato anche dell'avventura dell'Italia ai mondiali. Una bella festa al Bagno Balena 2000 sulla passeggiata a mare di Viareggio, organizzata dallo Juventus Club Doc Viareggio per festeggiare il 32esimo scudetto conquistato dalla formazione bianconera. Con l'occasione è stato consegnato il sesto trofeo d'oro Juventus Club a Gianluca Pessotto, responsabile del settore giovanile della Juventus, e trofei d'argento sono stati attribuiti a Marcello Lippi, che giocava ovviamente in casa, e Luciano Bodini. Ma sì, è una terra, una città che ama la Juve, quindi non c'è cosa migliore che passare una serata insieme a tanti tifosi. Poi è stata anche l'occasione per rivedere il mister, il grande mister, quindi con grande piacere, insomma, sono ritornato a Viareggio. Per una volta ho smesso i panni del dirigente e quindi mi sono goduto una festa tra amici. Una serata in cui si è parlato anche di nazionale con Marcello Lippi, che proprio alla vigilia dell'inizio dell'avventura azzurra in Brasile ha fatto visita a Coverciano ai ragazzi di Cesare Prandelli. Sono andato a trovare questa squadra a Coverciano, salutarla. Ho visto che c'era un bello spirito e mi sembrava di rivedere un po' lo spirito che c'era prima di Germania 2006. Auguriamoci che sia lo stesso risultato. La partenza è stata molto buona, molto convincente. E ora l'atletica leggera con la Virtus Cassa di Risparmio di Lucca, che è davvero a un passo dalla finale a oro. 19 punti, solo 19 punti, poi sarà davvero serie a oro. L'atletica Virtus Cassa di Risparmio di Lucca è un passo dal minimo necessario per partecipare alla massima serie. Dopo la grande prestazione di Pontedera a maggio, lo scorso weekend la squadra biancoceleste ha recuperato altri 303 punti. Merito delle prestazioni di Alessandro Orsi e Leonardo Monacci, i progressi cronometrici di Saida Itacchi e Mirko Romano, ma in generale di tutta la squadra, che ha saputo migliorare tempi e distanze ottenute in precedenza. Il diritto, conquistato a Vicenza lo scorso anno, andava acquisito in questa primavera e la Virtus c'è praticamente già riuscita. Ora basta davvero un piccolo sforzo. Un'impresa da parte dei nostri ragazzi, aspettata per le potenzialità delle squadre, difficilissima dopo gli imprevedibili infortuni che hanno colpito tutti i nostri atleti di punta, nonostante tutto e nonostante anche condizioni meteo non propriamente favorevoli nell'ultimo weekend a Sesto Fiorentino, siamo riusciti ad arrivare a 19 punti dalla conferma per la partecipazione alla Serie Oro, e direi che a questo punto la prossima fase sicuramente l'obiettivo verrà centrato. Sabato 28 e domenica 29 giugno, la terza fase del campionato di società che si svolgerà a Campi Bisenzio. L'ultima tappa per accumulare questi fatidici 19 punti, e poi la Virtus si proietterà a fine settembre a Milano per la finale di Serie A Oro. Tennis, il Tennis Club Lucca festeggia ancora dopo la bella vittoria di Jacopo Bianco, under 10, nei tornei di Pisa e Livorno. Anche Laura Bertagni, un under 12, si aggiudica la tappa Kinder del Tennis Club di Pisa, la squadra dei giovanissimi, vincendo sul team giovanissimi Muraglione. Si qualifica inoltre per la fase finale regionale che si disputerà sabato. Successo per la serata di box sotto le stelle organizzata dalla pugilistica lucchese al Folo Boario. 9 incontri in programma che hanno regalato spettacolo. Tra le vittorie dei pugili nostrani segnaliamo quelle dei giovani Leonardo Monzelesan e Florian Insellari. Era l'ultima notizia della nostra pagina sportiva. Un breve break, poi la terza parte del telegiornale.